Più nello specifico, vorrei chiederti cosa pensi del personaggio di Pelasgo, del re Pelasgo, e della sua complessità, cioè della sua paura di fare una scelta. Secondo te questo aspetto rende più umano uno statista agli occhi della popolazione? Ti ringrazio per questa domanda perché è molto interessante e pone degli spunti di riflessione importanti che ci fanno capire come la tragedia greca sia in realtà attualissima, pur essendo stata giù 2500 anni fa, una tragedia del V secolo a.C. Allora, il personaggio di Pelasgo, a mio avviso, è un personaggio chiave nell'ambito della tragedia dei Sulpici e al contempo risulta essere un personaggio che, se noi lo decontestualizziamo dal suo background storico e politico, può essere tranquillamente assimilato a un personaggio di oggi, perché Pelasgo si trova di fronte a una scelta: accogliere o non accogliere Sulpici. E questo è un dilemma che appunto io nel libro ho definito dilemma pelasgico. Di fronte a questa realtà che è davvero inquietante per un soggetto deputato a prendere delle decisioni, Pelasgo si confronta con questa realtà in maniera ferma e sceglie secondo un criterio che a mio avviso dovrebbe superare i tempi, non va circostanziato all'epoca in cui sono state scritte le Sulpici, quindi all'epoca dell'antichità. Un concetto molto semplice che è quello del bene comune. Quindi Pelasgo agisce secondo il bene comune, questo è diciamo, il valore che di fatto salva il popolo greco e che salva anche i Sulpici dalla barbarie dei cugini. Per cui questo valore del bene comune è un valore che è senza tempo e per cui la mia risposta è sì, Pelasgo dovrebbe essere considerato un modello di riferimento, un sistema di riferimento per tutti i politici e gli statisti di cui nel libro io ho diciamo, costruito un paragone abbastanza coraggioso, abbastanza azzardato, che ha diciamo, come presupposto la ricerca storica, perché io naturalmente non sono nato durante i fatti che ricordo nel libro. Questo parallelismo è tra il personaggio Pelasgo e il personaggio Craxi, Ventino Craxi. Perché? Con riferimento alla notte di Sigonella, la famosa notte di Sigonella, c'è una situazione che è abbastanza evidente con le Sulpici, e qual è? Quando appunto i terroristi, diciamo, atterrarono insomma, con l'aereo nella base di Sigonella, ci fu questo dilemma: se diciamo, l'azione spettasse agli italiani o agli americani. E Craxi cosa fece? Con il rischio, siamo in piena guerra, quindi nel 1985, quindi in piena guerra fredda. Craxi cosa fece? Decise secondo un criterio lui decise di preservare la dignità dello Stato, l'integrità della nazione. E quindi, diciamo, replicò in maniera del tutto diversa, perché i contesti erano totalmente opposti rispetto a quelli di all'epoca, perché si parla sempre appunto di 2500 anni prima, decise secondo il bene comune, quindi preservare l'integrità della nazione. Ma anche un altro esempio che avevamo fatto l'altra sera in un'altra presentazione era quello relativo al momento in cui fu rapito Moro. L'atteggiamento che assunse lo Stato italiano nei confronti di questo fatto, assecondare, cioè accettare le condizioni delle Brigate Rosse e quindi di fatto dare una legittimazione, un peso politico, di riconoscere un peso politico a questa fazione, oppure mantenere la via della fermezza e quindi diciamo, proiettare l'immagine di uno Stato ferreo. Anche quella volta, diciamo, nonostante il sacrificio di sangue vero e proprio che c'è stato, lo Stato decise secondo il criterio di bene comune. Questo è diciamo, un modello di riferimento che, come ho detto prima, supera i tempi e che dovrebbe costituire uno spunto di riflessione per tutti gli statisti.